Peggy 18. Salve a tutti ragazzi, eccoci di nuovo qua per questo terzo tutorial con il FireClan e vedremo nuove cose, nuovi oggetti e soprattutto, come vedete, ci troviamo in un server notturno. Sono in compagnia di due miei compagni, Pigna, eccolo laggiù, e il mitico Osi, eccolo là. E come vedete ci troviamo appunto in un server notturno che aggiunge un po' di pathos e di bellezza anche a questo gioco, nonostante sia tutto sommato ancora in fase alfa. Diciamo che l'atmosfera è veramente ottima, giocato di notte. Dunque, come vi avevo promesso nello scorso tutorial e come mi è stato richiesto da alcuni di voi, vi farò vedere le mie impostazioni grafiche che utilizzo solitamente su Dave. Tenete conto comunque che il gioco non è ottimizzato e quindi anche avere schede grafiche molto potenti non è fondamentalmente sinonimo di funzionamento alla perfezione, ecco, su questo gioco. In ogni caso ora vi faccio vedere come utilizzo io le mie impostazioni. Dunque premiamo il tasto ESC, andiamo su configurazione, video, ed ecco qua le mie qualità grafiche. Dunque overall quality uso custom, ovvero personalizzate, il rendering ho 1920x1080, il brightness e la gamma e il V-Sync sono selezionabili, scusate. La brightness è la luminosità, possiamo alzarla o diminuirla a seconda della preferenza, la gamma anche ci darà maggiore chiarezza o minore chiarezza. Il V-Sync è il mio disabilitato, potete abilitarlo se non avete una scheda grafica molto performante, questo vi potrebbe aiutare. Andiamo nello specifico, quality, io uso questa configurazione qui, height, very height, normal e low, questo poi base alle vostre preferenze, ovviamente potete modificarlo a piacimento. Il rendering, questa è la mia configurazione attuale, ecco qua, ok. Le texture, io ho selezionato questo, video memory, nonostante abbia una scheda da 4 giga qui non c'è la possibilità di settarla, quindi scelgo io manualmente i 2 giga, e queste sono le texture dei dettagli e il filtro. Bene, direi di avervi fatto vedere la mia configurazione, poi magari se volete maggiori dettagli in merito potete sempre contattarci in privato e se possiamo vi aiutiamo più che volentieri. Una notazione riguardo il brightness e la gamma, come vedete io attualmente sono in un server notturno e le uniche luci che funzionano sono quelle che utilizziamo noi, luci artificiali, oppure possiamo sfruttare la luna e le stelle. Se siamo nel bosco però o in ambienti particolarmente bui tipo questo, vedrete che non si vede praticamente nulla. Ora, come fare? Se non siete amanti del buio e vi trovate in un server notturno e volete, diciamo così, ingannare o barare nel gioco, anche se io sinceramente non lo faccio perché ci si perde il divertimento, tornando alle opzioni grafiche che avevo fatto vedere in precedenza, quindi esattamente video, alzando il brightness e la gamma in questa maniera, ecco qua che il nostro server notturno si trasforma in un server in bianco e nero. In questa maniera è più facile giocare, ma a mio avviso vi perdete assolutamente il bello del gioco, quindi vi sconsiglio di utilizzare questa metodologia, cioè se dovete giocare così tanto vale giocare in un server di gioco. Sono ritornato alle impostazioni grafiche per giocare in un server notturno e gustarmelo. Allora, come possiamo muoverci? Come vi ho detto ci sono due possibilità per orientarci. Prima di tutto possiamo guardare, sfruttare la luna, diciamo così, se non è nuvoloso, e vedrete che come nella realtà il paesaggio intorno viene abbastanza illuminato. Se invece vogliamo sfruttare la luce artificiale potremo trovare alcuni oggetti interessanti e qui i miei due aiutanti hanno un ruolo fondamentale. Pigna, accendi il faro, ecco qua. Allora, quella che ha in mano il buon Pigna è una torcia portatile a gas. Nel gioco la trovate in due parti, adesso mi metto ecco qua, prima persona ve la faccio vedere bene, una classica torcia da campeggio, niente più, ok.
anche una torcia da campeggio. E nel gioco la trovate in due pezzi, in due parti. Metti laggiù Pinion, che facciamo vedere. C'è sempre sta tanica di mezzo. Allora, portable gas, me la metto in mano. Allora, prima di tutto, se noi, quando noi abbiamo la torcia in mano, metto in terza persona così vedete meglio. Ecco, così ci mettiamo la torcia in mano, turn on, compare, così l'accendiamo, ok? E in questa maniera noi accenderemo la torcia. Alla stessa maniera, con lo scroll della rotellina del mouse, comparirà il turn off, ok? Se poi noi abbiamo bisogno di montare la torcia o smontarla a piacimento, basterà andare nell'inventario, qui nella torcia, cliccare con il destro e cliccare su un detach. In questa maniera vedete che la nostra torcia è scomposta. Il processo inverso non è altro che un spostare, così, vedete, ed eccoci qua, tornò, ed ecco di nuovo la torcia. È molto utile questa se dovete muovervi in ambienti bui, però ricordate che alla stessa maniera siete poi molto visibili sin da molto lontano, quindi in server pieni assolutamente vi sconsiglio di usarla, soprattutto in città. Dunque, quella era appunto la torcia che avete appena visto. Ora guardiamo degli altri strumenti utili per fare luce nel gioco. E il buon Osi adesso ci farà vedere anche l'importanza di un'illuminazione e soprattutto la visibilità. Osi, vai, accendi. Ecco qua. Vedete? Guardate che visibilità si ha da distanza, quindi attenzione quando usate queste cose in città o con server, diciamo, popolati di persone. Adesso andiamo a vedere nello specifico cos'è che sta utilizzando per fare l'illuminazione. Eccomi qua, Madonna che luce. Vai, metti giù, vai, facciamo vedere che cos'è. Allora, come vedete si chiama del white Cam light o cam light, la seconda, e non sono altro che praticamente delle, in italiano sono luci chimiche. Nel gioco le potete trovare di vari colori, e la forma ovviamente è sempre questa, vedete ce n'è uno verde, ce n'ho messo giù uno verde, uno bianco. Allora, la durata di queste è variabile a seconda di come le troverete, worn o damaged. Ovviamente più è rovinato e meno durerà. Diciamo che una Cam Light pristina ha una durata di circa 40-45 minuti. E per farle funzionare hanno sempre la stessa modalità, quindi clicchiamo con il tasto destro del mouse, Break Cam Light, ok, ce lo mette in mano, ce lo rompe ed ecco qua che si accende la luce. Possiamo anche lanciarlo con il tasto G, esattamente come fosse una granata. Ecco qua, e vedete che la luce si va a formare dove cade. Quindi potrebbe funzionare anche da diversivo se siete particolarmente abili o vi piacciono creare trappole, diciamo. E poi abbiamo un ennesimo strumento da utilizzare per fare luce. Osi, vai, accendilo. Vediamo. Ecco qua, il flare, il classico flare. Anche questo, vedete, fa una luce molto potente, molto visibile, classica luce rossa. Anche questo, se viene lanciato, rimane acceso. Vai, Osi, lancialo, fai vedere. Ecco, vedete che anche questo fa parecchia luce. Adesso non si sa dove è finito, ma avete visto che più o meno ha la stessa utilità delle Cam Light, delle Cam Light, o seconde, come volete chiamarle. E dunque vi ho fatto vedere almeno tre oggetti che potete utilizzare per fare luce artificiale. La mia raccomandazione è sempre quella di stare molto attenti se andate in server popolati di player, perché diventate dei bersagli mobili. Allora, nel frattempo vedete che il flare è assolutamente scomparso, proprio in classico stile Daze, quindi funziona o non funziona a seconda del gioco, molto bene. Comunque diciamo che più o meno avete capito l'utilità e l'utilizzo. Un'altra fase molto importante che tra l'altro mi avete richiesto nell'altro tutorial, ovvero fare vedere alcune pratiche, diciamo, di medicazione o medicamento su altri player. Io le avevo fatte vedere su me stesso, adesso vi farò vedere come applicarle agli altri che giocano con voi. E ci andiamo magari a trovare un posto un po' più riparato. Entriamo qui. Adesso vi faremo vedere alcuni oggetti da utilizzare
che poi vi avevo già mostrato nell'altro tutorial, qui li farò vedere applicati ai miei compagni. Allora, vai, accendete una luce, se no non si vede veramente nulla. Sparita. Ah, Dio mio, guarda qua. Bello però. Allora, vedete ragazzi, tra l'altro è molto bello il serve notturno, il gioco di luci, anche se ancora non è ottimizzato al meglio, però vedete, rende il gioco molto più gustoso, molto più intrigante, diciamo. A me piace molto di più, per essere sincero, anche se non è molto amato dalla maggior parte dei giocatori, questo perché riduce la possibilità di PvP. In ogni caso sono preferenze soggettive. E detto questo, ci siamo messi qui per farvi vedere alcune cose, come vi dicevo, riguardanti il comparto medico di Days. Cominciamo con farvi vedere il kit medico. Ogni kit medico che trovate, in questo caso First Aid Kit qui in terra, è composto da un kit base. Il nostro qui, nello specifico, è stato modificato da noi per farvi vedere come funzionano alcune cose e alcuni oggetti che abbiamo trovato. E cercherò di spiegarveli brevemente e nella maniera più semplice possibile. Allora, partiamo dalla Water Purification Tablets. Non sono altro che delle compresse, se così vogliamo definirle, che servono per purificare l'acqua. Attualmente in Days non c'è necessità di utilizzarle, poiché non è stata introdotta ancora la malattia da avvelenamento di acqua o comunque acqua contaminata. Quindi, ora come ora, queste cose qui sono assolutamente inutili. A puro titolo esemplificativo, ve l'ho detto. Poi abbiamo una siringa, e questa viene utilizzata per prelevare del sangue. Basta prenderla in mano in questa maniera, collect your sample. E in questa maniera, facendo così, vedete che ci facciamo una bella iniezione e preleviamo del sangue. Allora, troverete la nostra siringa qui nell'inventario, piena, colorata di rosso, ovvero con il nostro sangue. E bisogna stare attenti, e faccio così un'introduzione al passo successivo, che è la trasfusione, a non sbagliare a iniettare sangue diverso dal proprio gruppo sanguigno al proprio personaggio, poiché comporta la morte, come ovviamente succede nella realtà. Per capire quale gruppo sanguigno ha il nostro personaggio, esiste un kit specifico che sinceramente non so se abbiamo recuperato. Adesso sento con i ragazzi, ce l'avete? Non ce l'abbiamo? Purtroppo Niente kit. Vabbè, quando lo troveremo, magari in un prossimo tutorial vi farò vedere anche quello come funziona. Comunque non è altro che un kit, appunto, che serve a determinare il gruppo sanguigno del nostro personaggio e permetterci di capire quale sangue possiamo ricevere e ovviamente quale donare. Ora, per donare il sangue vero e proprio abbiamo bisogno di una blood bag kit, che non è altro che una sacca di raccolta per il sangue, e il kit intravenous, che serve per comporlo. Allora, abbiamo bisogno comunque di qualcuno che ci aiuti. Non fate gestarci voi due. Allora, ho raccolto dalla sacca First Aid Kit una Blood Bag Kit, ok? Come vedete ce l'ho qui nell'inventario, nelle mani. Mi rimetto in game, ecco. Poi mi avvicino al buon Pigna. Vedete che compare la scritta Collect Blood. Clicchiamo, vedete che in basso a sinistra in giallo compare la scritta I start collect blood from Fire Pigna, quindi sta raccogliendo il sangue del buon Pigna. Ok, vedete che la sacca, una volta finita la procedura, è piena di sangue. Ora, a cosa serve questo? Questo vi serve perché quando avete l'energia al massimo nel vostro personaggio, quindi siete energized, healing e hydrated, potete farvi una scorta del vostro sangue e impiegarlo successivamente quando e se mai verrete feriti, quindi diciamo una scorta personale, oppure potete trasfondere ai vostri compagni se hanno bisogno. Tenete a mente però, ricordate e non dimenticate, che se non sapete il gruppo sanguigno del vostro compagno e non sapete il vostro, è un po' una roulette russa, ovvero rischiate di ammazzarlo iniettando del sangue non compatibile. Per fare la trasfusione avete bisogno della kit intravenous, quello che è qua nel kit medico, di questo qui, chiama Intravenous Start Kit. Basterà comporlo alla vostra sacca di sangue, create,
Ecco, in questa maniera avete una sacca di sangue pronta all'uso, Pristin, e possiamo reinfondere il buon pugno del suo stesso sangue. Come fare? Basterà mettersi la blood bag nelle mani, quindi la trasportiamo oppure usiamo la barra veloce qui. Ci avviciniamo al buon pigna e comparirà la scritta Give Blood Transfusion. Basterà cliccare ed ecco qua che il nostro personaggio inizia a trasfondere il sangue di pigna. A pigna, ovviamente. Ecco, in questa maniera pigna ha riavuto il sangue che gli abbiamo tolto e a noi è scomparsa la sacca di sangue. Continuiamo sempre il tutorial medico, guardiamo ora cosa c'è rimasto qui nel nostro First Aid Kit. Allora, abbiamo detto Water Purification spiegate, la sacca di raccolta sangue spiegata, l'intravenous ve l'ho spiegata. Passiamo ora agli antibiotici. E anche questi potete utilizzarlo se vi capita di ammalarvi mangiando del cibo scaduto. Potete usare questi o i charcoal tabs che non abbiamo dietro e sono comunque utili per cercare di fermare la malattia che se non curata può peggiorare portando alla morte il vostro personaggio. Continuando la carrellata di strumenti medici, abbiamo, almeno ho trovato io nel mio inventario, una morfina che è qui, adesso ve la farò vedere, ecco qua, una morfina e un'epinefrina. A cosa servono? L'epinefrina ha la stessa valenza di un massaggio cardiaco che tra l'altro potete effettuare qui in game e poi vi farò vedere come. Se svenite o vi trovate inconscious potete utilizzare questa fantastica penna, epinefrina, che poi è l'equivalente dell'adrenalina. Io ce l'ho nella mia barra veloce, eccola qua, epinefrina, vedete che vi compare mettendola in mano, inject epinephrine pen. Cosa succede? Se noi clicchiamo in questa maniera, adesso non ve la farò vedere, se noi clicchiamo ci possiamo iniettare l'epinefrina. Oppure possiamo avvicinarci ai nostri compagni, in questo caso sono il buon Osi e Pigna, e vedete che compare la scritta. Se usiamo il mouse con lo scroll ci comparirà un menu a tendina sulla sinistra. Vedete? Inject, check pulse, epinephrine. Allora, se noi facciamo apply epinephrine, noi faremo l'epinefrina al buon pigna, in questo momento non ne ha bisogno, quindi magari la teniamo da conto, vi farò vedere poi come utilizzarla. Stesso discorso è per la morfina, vedete? Se mi distanzio da loro posso iniettarmi la morfina da solo, vedete? Inject morfina. Se mi avvicino a un compagno, ecco di nuovo il menu a tendina con apply e check pulse. Se noi facciamo apply, in questa maniera applicheremo al buon pigna la nostra bella morfina. Anche in questo caso risparmio l'arnese perché non ne ha bisogno in quanto non ha fratture. Quindi la morfina va a sostituire le stecche e le rags che vi avevo fatto vedere nello scorso tutorial. Adesso vi farò vedere nello specifico l'utilizzo dell'epinefrina e poi un'altra interessante cosa che si chiama force feed, ovvero possiamo dare da mangiare, da bere al nostro compagno se questo qui è inconscious, possiamo dargli noi da mangiare, poi vi farò vedere come esattamente. E un'altra cosa molto importante, oltre all'epinefrina, possiamo utilizzare il massaggio cardiaco per rianimare un nostro compagno inconscious a terra e anche questo ve lo faremo vedere a brevissimo. Oltre a queste due cose che vi ho appena detto, c'è una terza opzione se volete rianimare un compagno che è utilizzare il defibrillatore, purché sia carico con la pila. Purtroppo non ce l'abbiamo dietro, non siamo riusciti a trovarlo e anche questa è una cosa che non mancherà magari in prossimi tutorial più avanti. Tornando a noi, adesso per favore Pigna manda KO Osi, che facciamo vedere come funzionano le cose. Aspetta, aspetta, gli occhiali. Ok. Ecco, non si picchia uno con gli occhiali, Pigna, pronto. Ecco qua, Osi è caduto a terra. Ok, vedete che è in terra, prendiamo l'epinefrina in mano. Ok, ci avviciniamo, facciamo apply epinefrine. In questa maniera vedete che inizia a iniettarla. Ecco qua, vedete che compare una scritta gialla, successful injected, quindi iniezione andata a buon fine, ed ecco il nostro Osi mitico che si è ripreso, quindi vedete che è molto utile. Poi abbiamo una seconda chance di rianimare il compagno, come vi dicevo prima, che è utilizzando il massaggio cardiaco, e ora vi faremo vedere come. Vai Pigna, stendilo. Ecco qua, è a terra, ci avviciniamo di nuovo.
menu a tendina, compress CPR e vedete che il nostro personaggio inizierà il massaggio cardiaco sul caduto. Basterà attendere qualche istante e miracolosamente si riprenderà. Sempre che non si rianimi prima, ovviamente. Ecco, in questo caso, come non detto. Ok, comunque la funzionalità è quella. Nel nostro caso si è rialzato prima Osi, in quanto le sue condizioni non erano critiche né disperate, però ecco, avete capito come potete fare per resuscitare un compagno caduto in uno scontro a fuoco, comunque per qualsiasi altra ferita. Ovviamente non deve, ripeto, non deve essere morto, ma solo in stato inconscio, ok? Ok, per quanto riguarda la parte della resuscitazione, se così possiamo definirla, direi che siamo a posto. Vi dicevo del defibrillatore, ma non avendolo dietro non ha neanche senso ve lo spieghi come utilizzo. E invece vi spiegherò come dare da mangiare a un compagno, noi direttamente, per magari vari motivi potremmo volerlo fare. Basterà prendere la nostra scatoletta in mano, io ho delle pesche, ecco qua, mi avvicino al compagno che vogliamo alimentare, il nostro Osi, force feed, ed ecco comparire in basso a sinistra la scritta gialla classica, start force feeding, ed ecco qua, la conferma have successfully force feed, quindi abbiamo dato da mangiare le pesche al buon Osi, vedete? Glielo possiamo fare di nuovo più volte fino a che ovviamente non finisce la nostra scatoletta. Siamo ora al 47%. Questo lo potete fare se il personaggio è sia inconscio che ovviamente no, come sto facendo io ora. Qui poi sta a voi vedere funzionalità. Allora, la stessa cosa si può fare ovviamente sia con il cibo che con l'acqua, quindi io posso cambiare e mettermi ad esempio una borraccia, ok, posso utilizzare la borraccia, adesso me la metto qui per comodità e facciamo lo stesso procedimento. Force drink compare, è la stessa cosa, andiamo da bere, non capisco che si metta sempre in ginocchio, comunque va bene, l'importante è che lo faccia. Vedete che stiamo dando da bere, perfetto. Alla stessa maniera come diamo da mangiare e da bere possiamo anche avvelenare qualcuno. Ovviamente non lo faccio perché comporterebbe la morte del nostro buon compagno Osi, ma potete utilizzare questa tecnica se volete dare qualcosa di velenoso a qualcuno da mangiare, che siano bacche o qualsiasi altro tipo di alimenti. Allora, direi che abbiamo detto più o meno le cose basilari, o almeno quelle che avevamo dietro ve le ho fatte vedere. Potete chiedere ovviamente se avete altre cose da aggiungere in eventuali altri tutorial. Chiudo facendovi vedere in ultimo la benda vera e propria, il bendaggio vero e proprio, che si differenzia dalle classiche rags, ma la funzionalità è la medesima. Noi possiamo prenderci in mano il bendaggio, io adesso ho nella tastiera veloce pulsante 5, ecco qua in mano. E alla stessa maniera possiamo avvicinarci a un compagno, bendarlo o bendare noi stessi, ok? Ecco qua, faccio bandage myself e inizierò a bendarmi esattamente come con le racks, quindi la cosa è praticamente identica, non c'è una differenza in questo. Va bene, direi che siamo giunti quindi alla conclusione anche di questo terzo tutorial. Speriamo vi sia piaciuto e soprattutto vi sia utile anche a voi nelle vostre avventure nel Cernarus su Daith. E direi di chiudere in bellezza. Qua cosa vedo? Ecco, abbiamo una mela. Ecco qua, la mela ce la prendiamo bene in mano. Se la riusciamo a prendere, eccola qua. Ci prendiamo la nostra mela in mano. E direi che vi saluto con questa frase, che una mela al giorno torna uno zombie di torno e ogni tipo di problema. Ciao a tutti, alla prossima. Mi raccomando, seguiteci nei nostri canali per rimanere aggiornati con noi. Mettete un mi piace e seguiteci sempre. Go Fire!